Ciao ragazzi, di nuovo ben ritrovati a tutti voi, io sono Manuel, questo è il canale Forza Lazio, partiamo con la nostra intro! Ben trovati ragazzi a tutti voi, ben trovati, grazie agli iscritti, agli abbonati, siete sempre più e vi sono davvero grato e vi ringrazio, sono davvero contento, tanti commenti nei video, spunti che mi date nel quotidiano, mi piace vedere i vostri confronti per avere un po' il tatto della situazione degli spettatori di canale Forza Lazio, quindi ragazzi vi ringrazio di cuore per la vostra per il vostro esserci, ecco qua. Grazie al nostro sponsor, grazie a tutti coloro che stanno diventando piano piano, un po' lentamente, l'ho detto già sta cosa, follower del nostro canale, del nostro blog, canale Forza Lazio. Allora ragazzi, vi devo dire una cosa, un'informazione che mi è stata data e una riflessione mia personale che va un po' in contrasto con questa cosa qui. Allora ragazzi, vi dico la verità, nella serata di ieri mi è stato confermato l'interessamento della Lazio per Ngonge, esterno sinistro del Verona, e mi è stato detto pure di più. Mi è stato detto, ragazzi, che entro giugno è una trattativa che si chiude al volo. E io ho fatto una riflessione, si dice in giro, da quello che ho letto, 10-11 milioni, no, mi è stata riferita una cifra più bassa, assolutamente sotto i 10 milioni di euro, vi dico la verità. Col Verona si fanno buoni affari, inutile dirlo, Casale ragazzi è stato secondo me il vero colpo di mercato della Lazio dell'anno scorso. La riflessione è, non metto in dubbio la qualità di Ngonge, ragazzo giovane, se non sbaglio 22 anni, vi ricordo che è colui che ha salvato il Verona nello spareggio contro lo Spezia con una doppietta, giocatore molto interessante sul quale si può lavorare. Però a noi non ci serve l'esterno sinistro, cioè mi viene da riflettere, qui la riflessione di cui vi parlavo nella fase iniziale di questo video, non è che Pedro non sia totalmente convinto di rimanere alla Lazio? Ecco, questa è la mia riflessione. Sappiamo che Sarri ha avuto un colloquio con il calciatore, sappiamo che il calciatore aveva delle piccole titubanze, ma poi dopo il colloquio con Sarri si è assolutamente convinto di restare a Roma, perché a Roma ci sta bene, ha pure rilasciato delle dichiarazioni a tal proposito, ma non vorrei, ve lo dico chiaramente, che la rabbia abbia bussato alla porta di Pedro e che, vista la sua carriera, magari l'età e quindi la carriera che volge al termine, lo abbiano fatto ridere magari con 4-5 milioni di euro a stagione per un paio d'anni e Pedro ci stia facendo un pensierino. Adesso il discorso è questo: perché mi è stato detto entro giugno? Non vorrei che la Lazio debba correre in aiuto dell'amico Setti del Verona, sempre per il solito discorso di bilanci. Verona che ogni anno, soprattutto negli ultimi due anni, deve fare le corse agli ultimi giorni di giugno per chiudere i bilanci in positivo. Vi ripeto, da quello che mi è stato riferito ieri sera, se si fa Ngonge Lazio si fa entro giugno, ok? Vuol dire entro domani, cioè parliamoci chiaro, oggi è 29, vuol dire entro domani ragazzi, cioè stiamo in tempi stretti, quindi capace pure che mentre registro sto video poi subito dopo lo pubblico, è già tardi perché è uscita già la notizia, non lo so, questo poco mi importa, io comunque qui racconto le notizie che so, ma soprattutto dico quello che è il mio pensiero in merito a tante dinamiche. Ecco, attenzione quindi a questa cosa di Ngonge, giocatore interessante, non può essere un titolare, può essere un'alternativa giovane da coltivare, e su questo ragazzi
ci andrei proprio bene bene perché questo è un ragazzo molto interessante. Però poi, ripeto, la riflessione è: non vorrei che Pedro non sia proprio convintissimo di rimanere alla Lazio. Oppure aggiungo una cosa, oppure aggiungo un'altra cosa adesso mentre parlo con voi. Magari la Lazio lo prende, lo lascia in prestito al Verona e start'anno tu hai già pronto il calciatore che viene al posto di Pedro, con Zaccagni stratitolare e con Pedro e con Gonge che andrà ad alternarsi appunto ai titolari e crescerà all'ombra dei titolari. Ecco, attenzione, anche questa obiettivamente può essere una chiave di lettura da non sottovalutare assolutamente, proprio per niente, ragazzi. Quindi attenzione a questa situazione, onestamente. Ecco, mi sento di prendere in considerazione anche questa situazione qua. Sono un po' sorpreso da questa notizia, ve lo dico proprio sinceramente, sono molto sorpreso da questa notizia, ma tale è, questo è quello che mi è stato detto. Vi dico la verità, è un nome che non ho mai tirato fuori perché non avevo riscontri, così come in tanti mi parlavate, mi chiedevate di Marcos Leonardo. Che vi dico di Marcos Leonardo? Non lo conoscevo, poi quando sono arrivate informazioni, allora se ne è parlato, quando sono uscite informazioni un po' più concrete intorno al calciatore. Tant'è vero che Marcos Leonardo è una delle tre trattative ufficiali che la Lazio sta portando avanti. Vediamo un attimino, ragazzi, perché sta situazione in Gonge secondo me è molto correlata a Pedro, oppure nel caso sia slegata, vi ho detto quale potrebbe essere l'opinione, perdonatemi, la soluzione, ossia prenderlo, lasciarlo in prestito al Verona, che chiaramente paga l'ingaggio. Il Verona incassa i soldi di Ngonge, cifra molto più bassa di 10 milioni di euro, ve lo ribadisco. Mette a posto il bilancio anche quest'anno grazie alla Lazio, magari la Lazio fiuta l'affare. Quindi attenzione, ragazzi, perché se esce fuori Ngonge e ci sono conferme su Ngonge, vuol dire che Sarri ha dato il suo ok. Partiamo sempre da sto presupposto, ragazzi, eh. Parliamone un po' nella chat. Vi mando un abbraccio a tutti quanti e come sempre, forza Lazio a tutti. Ciao.